vescovo prima di Papa, si è quasi sentito vescovo di Roma proprio per la vicinanza alla gente. E poi ha nominato con il nome la fratellanza, di Francesco, che richiama un po' Francesco, quello che dicevamo prima. Fratellanza e amore, è letto sono due parole molto importanti. Mario Bergoglio. Non so, l'abbiamo raccontato, ha salutato con la mano destra, prima che si affacciasse, è stato chiamato tremando l'inno argentino, poi ha sorriso quando ha iniziato a parlare, probabilmente siamo sciolte. Adesso il Papa sta ascoltando l'inno d'Italia e allora lo ascoltiamo anche noi. Si sta continuando. E quindi vi stavo raccontando che la banda dei carabinieri, la banda della città del Vaticano, ha suonato anche l'inno argentino in onore del Santo Padre, perché ormai dobbiamo chiamarlo così, è il nuovo Papa, ma naturalmente il Santo Padre, il Padre Papa Francesco, che ora non si è ancora ritirato, probabilmente Papa Francesco primo. Lei si chiama Paolo XVI l'altro. Oppure era Ratzinger. Vi lascio, grazie tante della accoglienza. Cos'è, Paolo? Pregate per me. E a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Ancora saluta dalla loggia con la mano destra il Santo Padre Francesco primo, e stavamo raccontando delle prime parole della Papa, che ci ha tenuto molto a dire che è vescovo di Roma, perché i fedeli che aveva in piazza San Pietro erano moltissimi i romani, e ha detto appunto che hanno scelto un vescovo di Roma e lo sono andati a prendere alla fine del mondo. Naturalmente, grande festa italiano in Argentina, era del tutto inaspettato il nome di questo Papa, un po' di stupore perché non era, prima di entrare in conclave, come uno dei papabili. Lo abbiamo detto perché lo stavo leggendo proprio qualche giorno fa. Bergoglio era stato il più votato, si dice, perché naturalmente si dice. Quello che poi accade in un conclave lo sanno solo i cardinali, si dice fosse stato il più votato quando fu eletto Papa Ratzinger. Tra l'altro c'è anche qua il filo rosso della Madonna che accompagna domani Paolo II, Benedetto XVI, e anche lui ha voluto dire che domani andrà a chiedere la protezione della Madonna, che sembra è una figura che accompagna i papi. Il nono piemontese, quindi un po' di Italia e il Papa argentino. Ma tu ora l'hai capito che ci sono due papi? Ci sono perché l'altro non è morto, ce ne sono due. Due, l'altro si è solo diverso. No, quindi c'è. Ma non è morto. E quindi ce ne sono due. Bergoglio è nato a Porta Comaro, in provincia di Asti. Pensavo che in anni di crisi vocazionale l'elezione di un Papa argentino rende merito sicuramente e gioia anche a una comunità religiosa sempre in crescita, invece in controtendenza rispetto al resto del mondo, in questo senso, come quella sudamericana. Sì, crescono i fedeli, crescono anche le vocazioni, che invece in Europa sono a un livello molto basso. E peraltro il Brasile naturalmente è il paese più cattolico, però anche l'Argentina è un paese davvero molto cattolico. Per cui questo Papa, e poi c'è un'attenzione che va a riguardare una zona del mondo che di solito viene dimenticata, gli Stati Uniti. Infatti un Papa statunitense da queste zone del mondo non era molto ben visto, proprio perché forse troppo legato a una superpotenza come possono essere gli Stati Uniti, economica e anche dal punto di vista religioso importante, pesante sotto questo aspetto, all'interno delle stesse casse del Vaticano.